Allora, ci troviamo al campo Kennedy con il presidente Liccia della Real FAC. Presidente, com'è andato l'andamento di quest'anno della squadra della Real FAC? Allora, noi eravamo partiti per ambire nelle zone alte della classifica e diciamo che ci siamo riusciti. Purtroppo a volte, purtroppo fra virgolette, che vanno solo fatti i complimenti alle altre due squadre che sono Quarto Grado e Fugol Marano, che hanno fatto un campionato davvero forte e a volte ci sono anche gli avversari e bisogna solo fargli i complimenti. Noi comunque siamo soddisfatti perché oggi ci giochiamo il terzo posto e sarebbe veramente un grande salto di diciamo come ancora una volta di miglioramento. Dopo 4 anni che abbiamo la squadra e siamo sempre migliorati. Si può riuscire con il terzo posto a fare il ripescaggio per l'anno prossimo? Facendo la domanda di. Anche a livello di punteggio noi sulla federazione stiamo bene perché sono 4 anni. L'anno scorso abbiamo fatto il quarto, quest'anno siamo ancora migliorati col terzo. Diciamo che poi considerando che molte squadre non si iscriveranno, quindi si vuole. Noi non navighiamo su queste cose, noi pensiamo a noi, non ci interessa molto delle altre squadre. Noi siamo soddisfatti del campionato, poi a fine anno si rivedrà. Rifaremo la squadra subito, già maggio-giugno, grazie al nostro sponsor Copromai Sud, che rifaremo, dobbiamo consegnare a lui la squadra e per il mese di giugno già la faremo. Poi il campionato che si dovrà fare si vedrà più avanti. L'anno oggi prossimo è importante il terzo posto. L'anno prossimo ci saranno dei nuovi innesti per la squadra? Penso di sì, già l'abbiamo presa anche dalla squadra di categorie superiori e noi puntiamo sempre a migliorare se possibile e facciamo sempre anche se con sacrifici, perché comunque in queste categorie se ne fanno molti di sacrifici, però la passione che abbiamo in questo sport ci porta sempre a migliorare. Quindi quali sono state le problematiche che non sono riuscite, la squadra allora, non è riuscita a salire? Più che problematiche, le ripeto, a volte ci sono gli avversari a cui va fatti solo i complimenti, perché se ci sono squadre più forti uno bisogna ammetterlo. Noi magari potevamo avere qualche punto in più perché abbiamo giocato parecchie partite soltanto con un attaccante, perché fra infortuni e squalifica abbiamo perso parecchi elementi, soprattutto in attacco. Però in linea di massima noi non ci piangiamo addosso, siamo molto soddisfatti del campionato fatto e facciamo i complimenti alle due squadre che ci sono davanti, anche alle altre squadre, che è stato veramente un bell'anno questo qua di terza categoria. Ok, ringraziamo il presidente Pelliccia e in bocca al lupo per la partita di grazie oggi. A voi. Ci troviamo oggi al campo Kennedy con il vicepresidente Zoccolella della Real FC Marano. Sì. Vicepresidente, com'è andata quest'anno la Real FC Marano? È andata abbastanza bene, potevamo avere qualche punto in più, però come ha detto anche il presidente prima, ci sono due squadre davanti a noi che una è imbattuta e una ha perso una partita. Finire dietro di loro per me è un ottimo risultato. Dietro due squadre fortissime, secondo me. Prospettive per l'anno prossimo? Prospettive per l'anno prossimo è sempre migliorare. Noi in anno cerchiamo sempre di migliorare. Sono 4 anni che ci riusciamo, vediamo il quinto se riusciamo a migliorare ancora. E spero di sì. Ok, in bocca al lupo per la partita di oggi. Grazie. Arrivederci. Buongiorno, ci troviamo al campo Kennedy di Marano con il capitano Vellicco del Real FAC. Capitano, ma com'è andata quest'anno per la Real FAC? Quest'anno abbiamo avuto un inizio un po' altalenante, poi col passare del tempo la squadra comunque è cresciuta e adesso ci stiamo riprendendo e stiamo raggiungendo, diciamo, il nostro obiettivo, che è il terzo posto. E l'anno prossimo che c'è in progetto per la Real FAC? Per l'anno prossimo diciamo che le basi già da quest'anno erano di puntare al campionato. Con la squadra poi abbiamo avuto tanti infortuni e qualche problema interno della squadra, non ci siamo riusciti, però l'anno prossimo sono fiducioso e penso che riusciremo a puntare al titolo. Si può pensare a un ripescaggio per quest'anno, per l'anno prossimo? Facendo una domanda con tutte queste squadre che si potrebbe. Se avvenisse ciò ben venga, cioè noi siamo pronti anche a fare un salto di categoria, però siamo pronti anche l'anno prossimo a ricominciare dalla terza e giocare per vincere. Ok, ringraziamo il capitano. Grazie, e in bocca saluto. Al lupo per la partita. Ci troviamo con il centrocampista Alvino Pasquale della Kennedy. Buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo un po' capire un po' la squadra, com'è stata quest'anno la squadra? Diciamo che abbiamo avuto un campionato altalenante per problemi vari e su questo abbiamo avuto il rammarico, perché potevamo anche noi lottare per il vertice. Però ci accontentiamo, anche se dobbiamo vincere ancora questa partita. Sarà una gran festa e dobbiamo ripartire proprio da oggi vincendo contro l'Alter Giuliano per mettere le basi per l'anno prossimo e cercare di arrivare primi e di salire di categoria. Il pubblico che ne pensa di questa? Il pubblico c'è sempre stato vicino anche nei momenti difficili e sicuramente oggi sarà numeroso.
Ok, allora ringraziamo il centrocampista Alvino e in bocca al lupo per la partita. Ciao. Buongiorno, ci troviamo con Sbrizzi, il centrocampista della Real FAC. Ci spiegate un po' quest'anno com'è andata questo campionato? Innanzitutto buongiorno e niente, da dire molto sfortunati all'inizio del campionato perché con infortuni e diciamo qualche disguido della società non ci hanno fatto puntare al vertice sì dall'inizio del campionato. Ora però diciamo ci siamo ripresi, il terzo posto non è comunque un obiettivo da buttare, anche se dobbiamo vincere l'ultima sfida fondamentale perché la squadra precedente a noi ha vinto ieri e quindi ci siamo a parità punti. Sconti diretti a favore, però comunque vincere l'ultima. Prospettive per l'anno prossimo? Niente, o il salto di qualità si avvenga tramite un ripescaggio oppure sul campo comunque dobbiamo salire di categoria. Quindi quest'anno è stato un risultato abbastanza positivo, quindi... Non da buttare del tutto, quindi ripartiamo da questo terzo posto per mettere le basi per vincere assolutamente l'anno... Si poteva fare certamente di più? Sicuramente di più, perché diciamo l'esperienza all'inizio e le basi c'erano per vincere il campionato, però purtroppo, come ho detto prima, siamo stati un po' sfortunati dall'inizio. Infatti i 10 punti di stacco dalla seconda si nota. Basterà fare qualche piccolo aggiusto alla squadra? Ma anche questo, diciamo, già il gruppo è unito e possiamo già ripartire bene da qui. Ok, in bocca al lupo per la partita e ringraziamo il centrocampista Sbrizzo. Buona. Ci troviamo al campo Kennedy con Buoninsegna, con l'allenatore dell'Altair Giuliano. Presidente, com'è andata il campionato dell'Altair Giuliano? Allora, considerando che il primo anno che ci siamo iscritti come società alla terza categoria, diciamo siamo il fanalino di coda, però comunque sono soddisfatto comunque dello stesso dei ragazzi, che considerando che abbiamo fatto una squadra praticamente diciamo gli ultimi 15 giorni prima dell'inizio del campionato, per cui molti dei ragazzi hanno giocato poco o molti addirittura non hanno fatto neanche scuola calcio. Per l'anno prossimo, che si pensa? Sicuramente cerchiamo di migliorarci e infatti già ci stiamo muovendo per il futuro e acquisendo nuovi giocatori che vogliono mettersi a disposizione dalla squadra e nel contesto del gruppo, che per me il gruppo è sempre parte integrante di tutto. Insomma. Ok, vi salutiamo, presidente, grazie, allenatore, e in bocca al lupo alla partita di oggi. Grazie altrettanto. Buongiorno a tutti, ci troviamo al campo Kennedy con il direttore sportivo e lo sponsor del Real FAC. Direttore sportivo, com'è stato quest'anno l'andamento della Real FAC? Quest'anno è stato un anno molto positivo, anche se abbiamo iniziato un poco non tanto bene, ma non dipendeva dalla società, purtroppo dagli acquisti sbagliati che sono stati fatti durante la campagna. Però poi ci siamo ripresi e stiamo adesso lottando per un terzo posto, che per noi piccola società, grazie anche allo sponsor, il signor Pasquale, che ci dà una mano, andiamo avanti. E per si noi può è un pensare? Un grosso orgoglio fare questa partita che ci dà il nostro terzo posto. Se si arriverà al terzo posto, si può aspirare l'anno prossimo a un ripescaggio, considerando che molte squadre non si iscriveranno al campionato? Noi ci stiamo lavorando, non dipende da noi dirigenza, ma purtroppo dipende dalla cerchia di ragazzi che verremo a selezionare. Noi ci sarà il massimo impegno sia da parte della società che da parte dello sponsor di fare un campionato dall'avanguardia. Già state lavorando per gli acquisti per l'anno prossimo? Sì, sicuramente stiamo lavorando, io ho fatto delle verifiche su alcuni campi, ho contattato alcuni giocatori, chiaramente sono solo cose così campate in aria, fra qualche decina di giorni vedremo il da farsi. Ok, grazie direttore sportivo. Passiamo allo sponsor. Volevo sapere un po' come vi è piaciuta quest'anno la Real FAC. Allora, io devo ringraziare prima cosa Salvatore che mi ha coinvolto in questa avventura, perché è una delle prime volte che io partecipo e sono sponsor di una squadra di calcio, quindi sono orgoglioso e penso di aver portato un po' di fortuna per essere arrivati a dove siamo arrivati. Per l'anno prossimo che pensate per la Real FAC? Per l'anno prossimo sarò sempre presente, aiuterò questa squadra, questi amici che lo fanno con tanta passione, veramente ho visto che ci mettono il cuore, l'anima
e il tempo, molto tempo, tolgono alla famiglia. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Per la partita di oggi. Siamo a fine gara della partita con il Real Park Giuliano, con il centrocampista Giaccio. Com'è stata la partita? Questa vittoria per 6-0. È stata importantissima per noi praticamente, perché venivamo da un periodo un po' particolare, un anno un po' difficile, e praticamente si è visto che le ultime 5 partite abbiamo fatto 13. Quindi siamo stati consapevoli di tutto ciò che è stato fatto nell'arco dell'anno intero. Sei stato il migliore in campo, come hai visto la squadra? La prima cosa che ho visto la squadra, ho visto praticamente che è stata unita, compatta, e tutti quanti hanno fatto giocare la palla praticamente come loro lo sanno fare. Insieme a te hanno brillato anche Cavuoto e il capitano. Sono due elementi della squadra importantissimi e fondamentali per questo gruppo. Come sono loro, siamo tutti quanti. Troviamo con Maione, difensore della Real FAC, grande gol sul rigore. Che ne pensate di questa partita? Questa partita è stata molto importante per noi, perché abbiamo conquistato un terzo posto che per noi è importantissimo, stiamo crescendo anno dopo anno. Sono contentissimo per la rete, è la mia prima rete in questa maglia con 2 anni e sono felicissimo. Per l'anno prossimo ci sarai? Certamente, speriamo soltanto di migliorare il risultato di quest'anno.